Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Dus in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina a lungo tragitto che mi vedo andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa e chiunque volesse venire a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina e la domenica chiuso. In queste dirette amo parlare di argomenti che riguardano un po' tutti, a volte parlo anche di cose mie personali. Oggi sicuramente l'argomento più importante è quello della raccolta del residuo secco, altrimenti chiamato indifferenziato. Oggi giovedì dovrebbe essere la giornata in cui, mi garantiscono così, il residuo secco verrà rimosso dalle nostre strade. Quindi si completerà l'operazione di bonifica che in teoria dall'altro ieri è partita per sopperire a 2 settimane dove il servizio è saltato. In alcune zone addirittura 3, in altre zone addirittura 4 settimane. Quindi cosa succede? Che succede che oggi, giornata appunto della raccolta, dovrebbe essere il servizio quello completato, per cui verrà rimosso sia l'indifferenziato nuovo, quindi che è stato conferito ieri sera a partire, diciamo, e poi il notaio è stato rimosso. Mi dicono che stanno procedendo a rilento, però in giornata tutto dovrebbe venire ripristinato all'ordine. Perché questa operazione è importante? Perché noi giovedì scorso lanciamo, dopo il secondo diciamo fallimento nella raccolta, perché le scuse più disparate, no? Il sindaco che dava la colpa alla regione, che in realtà poi è intervenuta. Noi giovedì, dicevo, abbiamo lanciato una petizione e questa petizione l'abbiamo rivolta ai 3 soggetti da noi individuati, quindi sicuramente il presidente della regione siciliana, il sindaco di Siracusa e Gespore Lega, e abbiamo tuonato dicendo che nel momento in cui dovesse risuccedere un disservizio, ovviamente ci rivolgeremo a un ambito superiore, alla magistratura, perché a nostro giudizio, come comitato attivisti siracusani, si presuppone l'interruzione del pubblico servizio. E allora qua, a un certo punto, poi probabilmente qualcosa si è innescato nella politica, il sindaco un giorno si è svegliato e ha detto: oh, non è possibile, e ha fatto la gaffe di addirittura fare dei comunicati stampa nel giro di 5 minuti dove uno smentiva l'altro. Prima è uscito un comunicato stampa dove invitava la cittadinanza a rientrare l'indifferenziato, evidentemente non avendo assolutamente idea di cosa stava parlando, della quantità di spazzatura per le nostre strade. Poi si è ravveduto, ha fatto un nuovo comunicato stampa che cancellava il primo, dicendo che ah no, cittadini, dovete differenziare, mi raccomando. Qua però si apre un argomento enorme, che è quello dell'educazione alla differenziata. Ma prima voglio completare. Oggi, ripeto, il lavoro verrà completato. Perfetto, ottimo, bellissimo. Non si può correre il rischio giovedì prossimo qualcuno si inventi altre scuse, perché ripeto, noi l'avviso l'abbiamo dato nel momento in cui il servizio verrà interrotto, o se oggi malauguratamente non si manterrà a fede e riceveremo una serie di segnalazioni di disservizi, ci rivolgeremo alla magistratura. L'azienda viene pagata bene, profumatamente, e io sono contento del lavoro che fanno. Il sindaco fa spot elettorali, a me non interessa. La regione siciliana, che è quella attaccata dal sindaco, è l'unica che ci ha risposto. Io ricordo che l'assessora, non mi ricordo come si chiama, ha risposto dicendo che i comuni devono portare anche a Gela. Ha risposto che nel momento in cui non si riescono a trovare soluzioni, i rifiuti vanno portati fuori. Io ho fatto la battuta: per quanto mi riguarda, i rifiuti li possono buttare anche dentro l'Etna, ma non è un problema mio o del singolo cittadino. Qua è un problema di politica, e lo scaricabarile non è più accettato. Ora, siccome io non devo dire la coppa di Tizio, la coppa di Caio, la coppa di Sempronio, io da cittadino mi rivolgo alla magistratura, e poi la magistratura evidentemente, se vorrà, troverà dei colpevoli. Quindi, per sfadare, io non ce l'ho col sindaco, col presidente, e soprattutto non ce l'ho con te, ma i servizi vanno fatti. Dicevo,
Adesso però, equalizzando che oggi vado tutto per il meglio, è tutto per la differenziata, raccolta e quant'altro, adesso però si pone un problema, che è quello dell'educare i cittadini. Il gestore Tegra da capitolato speciale ha una spesa di circa 200.000 euro da spendere annualmente in comunicazione. Lo fa bene, lo fa male? A questo punto possiamo solo dire che lo fa male, perché evidentemente questi 200.000 euro che mi dicono spendono in manifesti sugli autobus, spot su emittenti radio televisive, evidentemente sono soldi che non vanno spesi bene, perché se, come penso, la stragrande maggior parte dei siracusani ad oggi ancora non differenzia, evidentemente o non è educata a farlo, e quindi bisogna educarla, o non è incentivata, quindi bisogna incentivare chi già differenzia a differenziare sempre più. Soprattutto va punito chi è zozzona oltranza. Quindi bisogna queste tre cose portarle tutte e tre avanti. Non dobbiamo farlo noi del Comitato Artisti Siracusani come abbiamo fatto negli ultimi anni, lo faccia il comune col gestore, si chiamino le loro associazioni amiche. Io la proposta già gliel'ho lanciata e gliel'ho regalo, che è quella di entrare nei condomini, fare delle riunioni con i residenti nei condomini, dove il gestore Tegra insegna come si differenzia, come utilizzare i mastelli, i giorni in cui si esce, come conferire al meglio, cosa va dove. Questa è l'educazione, questo è come spendere 200.000 euro, non buttare soldi, perché sono soldi buttati. Allora, vogliamo aumentare la raccolta differenziata in questa città? Non ce ne sono altre soluzioni. O fate così, o continuate a perdere tempo e a sperperare denaro pubblico. Io però mi sono stancato, quindi, siccome poi cosa succede? Non è che il signor sindaco risponde alle centinaia di messaggi che le persone gli mandano, ogni tanto lo fa magari a spot elettorale. I gestori d'Ego dal canto loro hanno un numero verde che tra virgolette è inutile, perché non so chi di voi ha mai provato a fare il numero verde del gestore Tegra. Quindi cosa succede? Che l'unica fonte di informazione in questa città che dà informazione H24 ai cittadini è il Comitato Artisti Siracusani, tramite il nostro WhatsApp 347 10 97 484. Noi veniamo tempestati di messaggi dove noi poi cerchiamo di girare segnalazioni al gestore. Ok, fin qui ci siamo, suppongo che siate stati dietro e avete capito il filo. Ora ripeto, io sono stanco. Lo facciamo gratuitamente, ogni tanto qualcuno fa delle donazioni e siamo contenti, perché è l'unico modo per sostenere il nostro volontariato civico. Però adesso bisogna anche trovare delle soluzioni. La prima soluzione è quella: la prossima volta che sgarrate andiamo in procura e vi denunciamo, bello, non c'è nessun problema. La seconda soluzione è quella di dare continuità a un'idea che è partita qualche giorno fa, ho visto che molti mi avete scritto, ed è questa. Qualora dovessero succedere nuovamente problemi con l'igiene urbana, con la spazzatura, con i rifiuti, noi ci organizzeremo, non ha importanza se saremo 1, 3, 5, 10 persone, e faremo una manifestazione pubblica dove andremo a bussare a casa del sindaco, quindi a Bemexio, con una divisa nera. I sacchi della spazzatura, quelli neri, ricordate, quelli che in questa città non si possono usare, perché è vietato utilizzare sacchi di spazzatura nera. Siccome ognuno di noi a casa ha sempre qualche sacco di spazzatura nera, o comunque li andiamo a comprare, indossiamo un sacco di spazzatura nera e andiamo a trovare il signor sindaco. Lo faremo nelle giornate clou, quando magari il signor sindaco ha invitato questi 500 ospiti importanti, andremo a bussare e magari non porteremo il sacchetto dell'indifferenziata là per dirgli se lo tenga lei, perché non è in grado di mantenere pulita questa città. Lo faremo però con una divisa nera, così magari qualcuno di questi 500 ospiti dirà: oh, ma quelli che hanno, che c'hanno? Qualcuno mi ha detto: ma questa è una cattiva pubblicità per la nostra città. E io sono sicuro di questo, però le persone che mi stanno dietro e mi spingono a portare avanti queste idee, alla fine sono cittadini come me, forse ancora più antipatici di me, ma cioè non ci sono alternative, tranne gli spot elettorali che il sindaco fa ogni tanto. Il problema è la spazzatura, quindi caro sindaco, o la rimuovi o te la vai a casa, cioè senza nessun altro tipo di problematica. Ah, ma quelli che verranno dopo saranno peggio. Io non lo so se saranno peggio, peggio di questo è davvero dura. Va bene, io ho tanti argomenti, mi sono fossilizzato su questo della raccolta differenziata, va bene.
Oggi vedremo in giornata cosa succede e sicuramente tramite i nostri social vi terrò informati. Di cos'altro vado a parlare? Oggi arriverà, spero, la riattivazione del protocollo Tappami. Oggi so che negli uffici ne parleranno. Io, come dicevo, che giorno fa ho incontrato l'assessore, ho chiesto che venga riattivato il nuovo assessore, pardon, l'assessore che ha la nuova delega alla mobilità e trasporti, ho spiegato qual era la situazione, perché giustamente magari lui non la sapeva. Purtroppo l'assessore precedente ha fatto una serie di disastri incalcolabili, ok? Ora dobbiamo cercare di salvare il salvabile, che ovviamente è il protocollo Tappami. E io spero che oggi arrivi finalmente la riattivazione di Tappami, così immediatamente insieme a tutte quelle persone, associazioni, condomini, andremo a mettere in sicurezza le centinaia e centinaia di buche presenti nella nostra città, ma non lo spot elettorale che ha fatto l'ex assessore, che adesso non so che cosa gli stanno facendo fare, perché poi tra l'altro non si è manco dimesso questo tizio aveva fatto le promesse, il 75% delle buche, altrimenti mi dimetto. Le chiacchiere della politica, no? Oramai questa gente chi crede più? Ma non vi preoccupate, ve lo ricorderò quando queste persone si ripresenteranno, perché poi state tranquilli, questi sono politici di professione, si ripresenteranno a qualcosa. E purtroppo io sarò lì a dire a voi siracusani, vedete che questo è quel tizio che ha fatto quei danni, vedete che questo è quel tizio che ha preso soldi da quell'amministrazione. Siamo là, perché vedete, ho quella possibilità, quella fortuna di non dovermi candidare a nulla. Vabbè, comunque andiamo avanti. In occasione del mio compleanno, che sarà il prossimo 22 giugno, ho deciso di fare un qualcosa, che è una raccolta fondi, non per il Comitato Tizio Siracusani, ma bensì per il Centro Antiviolenza Ipazia, per quanto riguarda il loro sostentamento. Voi sapete, hanno una sede qua in città, in Viale Dragati, e ovviamente la sede ha dei costi, l'affitto, le utenze, e anche il volontariato anche lì va aiutato in qualche maniera. Quindi ho deciso di fare una campagna di raccolta fondi. Potete fare una donazione direttamente sul link PayPal che ho mandato io, oppure meglio, perché PayPal si prende una commissione, ho messo anche il numero di cellulare del Centro di Violenza Ipazia, potete chiamare e fare la donazione direttamente loro, magari le incontrate, ci andate, fissate un appuntamento, vi fate dare l'IBAN, quello che volete voi. Vi chiedo di fare questo piccolo, di dare un piccolo contributo appunto alle volontarie di Ipazia, che sono delle donne che aiutano le donne contro i maltrattamenti e aiutano appunto le donne a essere in questo percorso coadiuvate da avvocate, da psicologhe e quant'altro. Quindi è una cosa molto importante, io mi sono sentito di fare questo piccolo contributo, già sono contento perché stamattina sono arrivato un paio di donazioni, ringrazio le persone che mi seguono, sanno che le cose che faccio io quantomeno hanno una motivazione, non sono finte, per cui grazie di quello che potete fare. Vabbè, lo potete fare entro il 22 giugno, perché poi il 22 giugno i soldi arrivano dopo e me li tengo io. Vabbè, allora, di cos'altro possiamo parlare? Dopodiché me ne vado a lavorare, no? Mamma mia, un sacco di cose. Ah, ecco, una cosa molto importante è che già sono un paio di giorni che l'amico, credo si chiami Alberto, ma potrei anche sbagliarmi, mi scrive, uno dei più grandi segnalatori che ho in questa città, mi manda tantissimi messaggi, buche, abbandoni, zone dove secondo lui stanno facendo i lavori di qualificazione, ma mi fa tutta una serie di domande sul primo, dopo e quant'altro. Ieri mi ha fatto una domanda ben precisa, mi ha segnalato delle aree, ad esempio in via Madre Teresa di Calcutta, piuttosto che delle altre zone abbandonate, piuttosto che altre zone dove ci sono dei piccoli parchi che potrebbero essere utilizzati al meglio, magari sistemando le giostrine, magari realizzando dei giochi, ma cosa si può fare? Io ho detto, signor Alberto, si può fare solo una cosa, che è molto semplice e sarà uno dei fulcri su cui baseremo il nostro supporto ai prossimi candidati sindaci, al di là di qualsiasi colore si siano.
l'affidamento delle aree a chi ne ha interesse, siano essi associazioni, portatori di interessi. Io non ne ho la più pallida idea, mi vengono in mente i condomini attigui a quelle aree, ma non è possibile avere dei parchi in queste città abbandonati ai vandali. Un parco va tutelato, va realizzato un servizio di guardiania. Avevamo noi proposto uno dei progetti di realizzazione per quanto riguarda i percettori del reddito di cittadinanza di utilizzarne 20 per una guardiania a turni nei parchi in questa città. Anche qui, da qua c'è entrato e da qua c'è uscito. Quindi, cosa dire? Alle prossime amministrazioni, parlare con questo, credetemi, è tempo perso, perché non gliene può fregare di meno. Questi sono, io non voglio essere offensivo, anche perché mi scoccia a parlare del nulla, credetemi. Alla prossima amministrazione, chiunque sarà il prossimo candidato sindaco, io mi auguro che ci vorranno ascoltare e li sosterremo, perché se mi dicono tappami lo facciamo, i parchi cercheremo di servono gli affidamenti, perché altrimenti sono delle aree abbandonate a se stesse. L'ultima è quella dei Marinaretti, dove i WC sono delle fogne, abbandonati, non tutelati, non curati, non puliti, e non va bene questa roba qua. Ma con chi ne devo parlare di queste cose? Con l'attuale amministrazione. Ma credetemi, non è per male, però vedremo. Quindi, qual è la soluzione? Gli affidamenti tramite bando pubblico, non affidamenti come questa amministrazione ha fatto fin qui, affidamenti diretti. Affidamento tramite bando pubblico, dove il signor Salvo Russo, insieme a Pinco Pallino, insieme a Caio, hanno tutte e tre la possibilità di partecipare, se hanno interesse, e portare avanti quella struttura, quel parco, quell'area verde, in modo tale che non venga abbandonata a se stessa. Dopodiché possiamo parlare anche delle aree private dove il comune non esercita il proprio dovere di fare, mettere in sicurezza per evitare gli incendi. Il comune non lo fa questo. Mi dicono perché non abbiamo il personale, ma sono frottole, perché comunque sia il personale ve lo andate a trovare. Avete voi 30, quanti erano? 30 le guardie ambientali, i volontari messi lì per fare questo tipo. Ma che cosa gli state facendo a queste persone? Suppongo ancora ci siano o sono state messe a riposo, non lo so, tanto erano volontari, lo volevano fare gratuitamente. Boh, vabbè. Comunque una città un po' così, diciamo. Vabbè, io me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao!